si è inaugurata oggi a Lecce, venerdì 16 luglio, l'iniziativa Passeggiate per Tutti, la sezione del macro progetto di accoglienza Salento per Tutti, che l'APT di Lecce ha previsto per visitatori e turisti con esigenze speciali. Il programma prevede due percorsi in due delle più suggestive città del nostro territorio, Lecce e Galatina. Passeggiate per Tutti è un progetto che rientra in un progetto ancora più grande che quello di Salento per Tutti. È un percorso per visitatori e turisti che ha promosso l'APT, l'azienda di promozione turistica di Lecce, nelle città di Lecce e di Galatina, e che serve a facilitare la visita e le suggestioni delle bellezze del nostro Salento anche per tutti coloro che hanno delle difficoltà motorie e sensoriali. Sì, in particolare Lecce per Tutti e Galatina per Tutti hanno proprio la funzione di individuare un percorso accessibile ai diversamente abili da un punto di vista motorio. È stato verificato, sperimentato da due associazioni che collaborano con noi, con l'APT, peraltro vincitori di principi attivi, Access Salento e Turisti in Gioco, che hanno proprio avuto la funzione di sperimentare dei percorsi che siano accessibili totalmente, sia visitando musei, chiese, beni culturali vari, ma anche fruendo di forme di ristorazione, pub, bar, ristoranti, e andando anche a individuare quali alberghi sono totalmente accessibili o da quali parcheggi si può partire per poi raggiungere i luoghi da cui partono le escursioni senza avere nessun tipo di problema. Ma, come giustamente ricordava, è una piccola sezione di un progetto più ampio che è Salento per Tutti, che ha proprio come funzione quella di rendere il più possibile fruibile a chi ha esigenze speciali il nostro territorio, così bello, così ricco di storia, di cultura, di bellezze di tutti i tipi, ma a volte non facilmente fruibile, anzi devo dire molto, molto spesso. Però tanti percorsi in avanti si stanno facendo e noi stiamo cercando di dare il nostro contributo in questa direzione, anche cercando di, come dire, sensibilizzare operatori, enti, i cittadini a queste esigenze un po' speciali. Tutto questo perché siamo convinti che prima di tutto il turismo o comunque la fruizione dei beni culturali e paesaggistici sia un diritto, e poi perché riteniamo che tutto questo sia anche un business molto interessante per i nostri operatori, e poi perché pensiamo che il turismo sia una sorta di palestra per, come dire, migliorare la nostra società e la nostra qualità della vita, perché pensando a coloro che hanno qualche esigenza speciale in più, in verità pensiamo a tutti noi e rendiamo il nostro territorio, la nostra società più bella e migliore, complessivamente migliore. Il turismo è un boomerang che ritorna nella stagione estiva, soprattutto più che mai. Questa volta siamo qui a parlare di turismo accessibile. Sì, un'iniziativa splendida, bellissima, finalmente dico io, perché molto spesso mi rendo conto che siamo poco sensibili a queste problematiche, invece per fare quel salto di qualità, per diventare veramente una città a vocazione turistica, bisogna anche migliorare i servizi per i diversamente abili. Quindi complimenti soprattutto e grazie a Stefano Mandurino e all'APT perché hanno voluto fortemente questo progetto. Il Comune di Lecce, come sempre, è pronto a sostenere ogni iniziativa che riguarda diversamente abili, quindi sono felice e soprattutto spero che sia l'inizio di un percorso importante per il miglioramento della fruizione di tutti i beni, di tutte le bellezze di questa nostra splendida città. Passeggiate per Tutti prevede un tour privo di barriere architettoniche, appositamente studiato per permettere alle persone con difficoltà di movimento e ai loro accompagnatori di conoscere la città regina del barocco in tutte le sue testimonianze culturali e artistiche, ma anche di accedere senza ostacoli ai servizi. Il tour è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Anyway Access Salento, vincitrice del mando regionale Principi Attivi, ed è partito oggi alle 17.30 da via Vittorio Emanuele II. È un percorso per la città, un percorso studiato senza barriere, abbiamo tenuto conto di tutto il percorso che dovremmo fare e abbiamo valutato anche i marciapiedi con le rampe, gli accessi nelle chiese e nei monumenti, e abbiamo pensato di invitare persone con disabilità a visitare la nostra città, perché forse pensavano fosse inaccessibile in tutti i luoghi, invece no, ci sono dei percorsi che noi studiamo e poi durante l'anno li renderemo
fruibili e daremo le date, le informazioni degli altri percorsi, non solo quello di oggi. Anyway, dunque accompagnerà tutti i turisti in questo percorso accessibile. Questo tour è anche un momento per riflettere sui miglioramenti che si possono apportare a questa città e che possono rendere più facile sicuramente la vita e la fruibilità di tutte quelle persone che hanno delle difficoltà motorie e sensoriali. Sì, un momento come questo, un momento proprio di studio e di sperimentazione sui percorsi accessibili, perché bisogna tener conto di tutte le esigenze. Questo è possibile sperimentando in prima persona le esigenze delle persone con disabilità, quali sono. E andando proprio in questa direzione delle esigenze si possono abbattere ancora di più quelle barriere che noi incontreremo. E la città si prepara ad abbattere qualsiasi barriera. Abbiamo avuto la disponibilità da parte del comune di segnalare qualsiasi ostacolo noi incontriamo. Speriamo di riuscire ad abbattere tutte le barriere e a continuare il nostro percorso.